Io sono capoverdiano. Quindi voi siete una delegazione della comunità capoverdiana di Roma? Di Roma, abbiamo organizzato due pullman e siamo qua. Quanti siete venuti più o meno? Penso 70-80 persone. No, non lo conoscevo, insomma, l'avevo visto la sera del fatto, ecco. La sera eri in piazza a Colleferro? Sì. Che effetto ti ha fatto? È scioccante, perché è un luogo in cui non andavi a riconnettere un tipo di tragedia, ma riconnettevi svago, tranquillità, serenità, invece è andata a finire come è andata. È una morte che ha colpito tutti, non si può morire a 21 anni così, perché Willy poteva essere il fratello e l'amico di tutti noi. Ha fatto un gesto di coraggio perché c'era una persona in difficoltà e lui si è messo in mezzo per aiutare. Purtroppo ne ha avuto la peggio, però dobbiamo avere un grande messaggio dal gesto che ha fatto Willy. Un gesto d'umanità, un gesto di coraggio, quindi dobbiamo ricordarlo così. Ha portato Willy nella notte tra sabato e domenica scorsa a intervenire a favore di un amico per sedare una lite e conseguentemente a perdere la vita in quella forma grande che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Da Roma. Da Roma? Siete venuti espressamente per partecipare al funerale, anche se non conoscevate personalmente Willy? Certo, naturalmente. Volevamo partecipare al lutto della famiglia e di tutta la comunità capoverdiana. Questa è una cosa veramente sofferente. C'è un ragazzo di 20 anni perché ha difeso qualcuno, viene ucciso da ragazzi, ma non per rubargli qualcosa, proprio il piacere di ucciderlo. Siamo un ragazzo di 20 anni, un bambino, ma che ammazzi un bambino? In questo momento di profondo dolore, particolare per la mamma, il papà, la sorella di Willy e per tutti noi che lo piangiamo, ciò che deve darci speranza è l'essere consapevole che Willy, giovane uomo, giusto e mite, ora è nelle mani di Dio.